un anno dalla presentazione a Parigi della I20 e a pochi mesi dalla presentazione della variante coupé a Ginevra, qui a Francoforte arriva la I20 Active. Scopriamola insieme! Qui l'assetto delle sospensioni è stato rivisto e ora la vettura è più alta di 2 cm. Vi ricordate le linee morbide e sinuose della I20? Beh, dimenticatevele, perché la I20 Active mostra sicuramente un lato più grintoso. Venite a vedere com'è il muso. Ed eccolo qui il muso di quella che Hyundai vuole che sia la sua piccola fuoristrada. Questa linea ora è perfettamente dritta, mentre alle luci è stata data una forma più squadrata. E qui, vi ricordate, c'erano delle luci a forma un po', come dire, goccia inclinata. Ora invece sono semplicemente tondi. Ma non è tutto, perché sulla variante Active sono state introdotte piastre di protezione sia anteriori che posteriori e, come vedete, i passaruota sono stati allargati e hanno questa rifinitura in plastica grezza. Per quanto riguarda gli interni, la novità più grande riguarda sicuramente la posizione di guida, che ora è più rialzata. Devo dire che però si sta comunque comodi e di spazio ce n'è anche sopra la testa per i più alti. Ma ecco la grande novità per tutta la gamma I20. Da fine anno infatti sarà disponibile il nuovo motore 1000 3 cilindri turbo benzina da 100 o 120 cavalli.